Guardateci, siamo le bambine che avete cullato, le ragazzine con cui avete giocato, le donne che avete amato. Siamo quelle che non vi negano un sorriso, gelosi di abbracci. Siamo quelle che non pensano mai al male, quelle che lui cambierà, che lui in realtà è buono. Siamo le figlie che non hanno mai fatto ritorno, le madri che i figli piangono al buio di notte, le sorelle che non avete visto crescere. Siamo le amiche che non avete mai più avuto, le fidanzate con cui disegnavate un futuro. Siamo i fiori del regista al mare. Due ragazze giovanissime parlano tra loro, Ottavia De Luise ed Elisa Claps. Non si sono mai conosciute in questa vita, ma hanno tante cose in comune. Entrambe sono state strappate alla loro giovinezza in un giorno qualunque. Per Ottavia fu il 12 maggio del 1975 e per Elisa il 12 settembre del 1993. E mentre di Elisa, dopo 17 lunghi anni, furono ritrovati i poveri resti che consentirono perlomeno alla famiglia di avere una tomba su cui piangere, di Ottavia non solo non si seppe più nulla, ma la sua storia fu caratterizzata per 35 lunghi anni da una serie di comportamenti vergognosi, dalle ricerche cominciate in ritardo e mai veramente effettuate, ai verbali che raccontavano come la bambina addirittura godesse di scarsa reputazione, fino ai molti che ancora oggi non vogliono ricordarla. Lo hanno fatto Libera, l'associazione Penelope, assieme a tanti altri, la scuola e il comune di Marsico Vetere, in un'iniziativa organizzata nell'aula magna dell'istituto scolastico di Villa d'Agri. Sono veramente tanti anni ormai, grazie all'input naturalmente del granitico Don Marcello, che ci ha consegnato proprio questa storia che non conoscevamo. E quindi praticamente Ottavia è nata per noi, che non la ricordavamo, con il presidio, con la nascita del presidio, e così non potevamo non dare il nome di Ottavia al nostro presidio, siamo davvero onorati. Quante storie di scomparsi che però non riescono ad avere quella giusta visibilità, come il caso di Ottavia De Luise, quante sono? Tantissime? Purtroppo ancora tante, le chiamiamo gli scomparsi di serie B, ed è verso di loro che l'associazione ha maggiore sensibilità. Nessuno di questi nomi deve essere dimenticato, tutti hanno pari dignità. Ecco perché oggi, con grande onore, grazie a Libera, noi di Penelope abbiamo partecipato a questa importante manifestazione. Ottavia De Luise non deve essere dimenticata, insieme a lei tutte quelle scomparse che ancora sono delle domande aperte. Abbiamo bisogno di far chiudere il cerchio come comunità, perché una scomparsa non è solo un dramma di una o più famiglie, ma deve essere il dramma anche dell'intera comunità. Fabio, una bambina, perché era solo una bambina dimenticata per troppo tempo, 35 anni di oblio, di silenzio, poi grazie al giornalismo, grazie al tuo libro inchiesta scritto assieme ad Emanuela Ferrara, se ne è parlato e oggi siamo qui nell'anniversario della scomparsa a ricordare Ottavia. Per fortuna ci sono queste iniziative, però dobbiamo dire che purtroppo l'oblio continua, perché non è un primato, diciamo, che dà soddisfazione quello di aver scritto l'unico testo che diciamo, ha ricostruito questa storia. Mi aspettavo subito dopo, così come accade in altre realtà, diciamo, una serie di pubblicazioni che andassero anche a implementare quello che era un lavoro, diciamo così, anche molto basico. Il compito della stampa locale è proprio quello, è continuare a cercare la verità su un caso che purtroppo del quale ci ricordiamo soltanto quando è il giorno dell'anniversario o quando ci sono nuovi avvenimenti di cronaca da raccontare, ma il compito del giornalista è un altro, è quello di non mollare un caso e continuare a ricercare ogni piccolo spunto che possa dare una possibilità per andare avanti, insomma. Perché la storia di Ottavia non viene raccontata e non viene soprattutto ricordata, non solo in ambito giornalistico, ma anche da quelle comunità e da quella comunità che invece avrebbe dovuto farlo?
Ma per le comunità intanto mi sembra un caso molto scomodo. Ricordo a Montemurro c'era un certo fastidio mal sopportavano la presenza della stampa, anche addirittura gli intellettuali. Voglio ricordare un titolo del quotidiano della Basilicata dell'epoca, un editoriale del direttore che era stato a Montemurro e se ne uscì con un giallo agreste, mette in ombra Sinisgalli. Ecco, l'approccio non può essere questo assolutamente, però purtroppo è stato questo e forse continua a essere questo ancora oggi. Questa è una sfida e infatti dicevamo con noi altri, ci diamo appuntamento a Montemurro molto presto.